Bentornati di nuovo su IGB Tech Blog. Io sono appena tornato da Varsavia, oggi sono stato in ufficio, sono stanco morto, però ho ricevuto una mail interessante perché mi è arrivata una cosa che vediamo dopo la sigla. Marco Bergomi, che è un iscritto al mio canale, ma che è anche un iscritto al canale di Leonardo di Mille un'avventura, mi ha mandato un'avventura testuale per il Commodore 64. L'avventura testuale è stata scritta direttamente in Basic V2 sul Commodore 64. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché è veramente interessante. Come vedete, non c'è una schermata di istruzioni, l'avventura si parte con questa schermata qui, quindi comincia già con la storia. C'è un elenco di parole ammesse nel gioco in un documento allegato che è un PDF, che io ovviamente adesso non starò qui a mostrare. E c'è anche tutto l'elenco delle stanze, quindi c'è una piccola soluzione. Un'altra soluzione è comunque il sorgente in sé, perché essendo scritto in Basic, questo gioco qui, come potete vedere, potete praticamente andarvelo a vedere, però io lo blocco, non ho intenzione di mostrare il sorgente e non ho intenzione di guardarlo nemmeno io, perché mi perderei tutto il divertimento. Quindi procediamo oltre. L'avventura sembra realizzata veramente bene, anche la storia promette bene, mi piace, mi ricorda un po' Alien Isolation in principio come storia, praticamente trasportato un po' nell'ambito dell'avventura testuali. Non so se avete mai giocato ad Alien Isolation, ve lo consiglio, è un gran bel gioco. E qui praticamente siamo su una stazione spaziale abbandonata che praticamente è in fase di smantellamento, no? E durante le fasi operative di questo smantellamento una squadra di lavoro è praticamente sparita nel nulla e non si hanno più tracce di 12 persone. E quindi la stazione, dopo questo incidente, è stata dichiarata chiusa, off limit. Noi siamo praticamente uno degli ufficiali incaricati ad eseguire le indagini su ciò che è capitato su questa stazione. E quindi noi abbiamo l'accesso. Noi siamo in questo punto nell'hangar navette. Premi un tasto. Questa è l'interfaccia, come vedete, con questi caratteri verdi che indicano il testo. Le direzioni visibili sono indicate in azzurrino con questo prompt. Poi abbiamo il prompt. È fatta comunque bene, è una bella interfaccia, mi piace. Marco, ti consiglio di mantenere questa interfaccia sempre, quindi non cambiarla, perché è fatta bene, si legge bene ed è gradevole. E qui abbiamo solo una direzione visibile. Come sappiamo, in tutte le avventure testuali non appare tutto nella descrizione, ma dobbiamo sempre cercare di guardare o esaminare. Allora, qui abbiamo l'hangar navette sgombro e quindi c'è soltanto la nostra nave e i rottami. E poi ci sono tutti delle macerie. Proviamo un po' a vedere se riusciamo a fare esamina nave. Visto che abbiamo la nave lì, ho scritto esamina nave. Da quello che ho capito qui si usa verbo più oggetto. Esamina rottami. Ok, allora andiamo a destra. Entri nel locale di smistamento che porta alla sala macchine nord. Di fronte a te c'è un'altra porta. Premi un tasto. Vedi un'ombra muoversi verso la sala macchine. Rimani pietrificato. La stazione dovrebbe essere disabitata. Non capisci se è stata un'allucinazione oppure se l'hai vista veramente. È evidente che stiamo percependo un pericolo e quindi qui ci sarà da fare attenzione. Intanto ci guardiamo intorno per vedere cosa c'è. Ecco, sulle pareti c'è l'indicazione per la sala macchine a nord e di fronte il cartello indica magazzino. Verso sud il soffitto è crollato, ti impedisce di vedere oltre. I detriti coprono quasi tutta la parete a sud, quindi a sud non potrei andare in teoria perché siamo bloccati, però possiamo provare ad andare a nord. Appena la porta della sala macchine si apre, ecco qui c'è un refuso, c'è scritto D,
E ho trovato anche un altro refuso dove c'è scritto l'eneria è stata ripristinata, invece è l'energia. Ok, intanto segnalo queste cose così poi Marco le sistema. Ti trovi di fronte un uomo dall'aspetto terrificato e sempre uno zombie. Ti si scaglia contro, non hai molto tempo per agire. Allora noi possiamo scappare, oppure noi siamo già equipaggiati in partenza con una pistola. A questo punto io provo a sparargli. Usa pistola. L'hai colpito. Bene, dovete sapere che quando sparate utilizzate i colpi sono contati, quindi fate attenzione a non sprecarli, ok? Perché altrimenti poi non so come proseguirete, io non so come va avanti questo gioco. Abbiamo delle direzioni visibili, però a questo punto noi avevamo praticamente la vista offuscata da questa presenza che ci stava davanti, quindi non potevamo vedere cosa c'è ancora. Quindi noi potremmo anche dare ancora una sbirciatina e vedete che è stato praticamente rivelato che c'è un reattore nucleare che funziona al minimo, tanto da garantire servizi minimi di sostentamento. Verso la sala motore sinistra vedi dei segni di sangue. Io a questo punto potrei andare ad est. Appena si apre la porta vedi un essere ricoperto di sangue con brandelli di carne che penzolano dal volto. Ti attaccano, non hai scampo. Io scappo, vado a ovest. La vista di quell'uomo trasformato in zombie ti disgusta, non gli togli gli occhi da dosso. Hai timore che possa alzarsi. La sala macchina è stata quasi completamente smantellata. Rimane solo il grande reattore nucleare che funziona al minimo, che è quello che abbiamo visto prima. Allora, che dire, io mi fermo qui perché non voglio spoilerare oltre. Di solito questi video dove ci sono le prove delle avventure testuali li fa Leonardo di Mille un'avventura, ma siccome Marco me l'ha mandato a me per provarla, io un po' l'ho provata, la sto provando con voi, la recensisco io questa volta, senza nulla togliere a Leonardo di Mille un'avventura, che probabilmente è molto più bravo di me con queste cose. Non voglio togliergli il suo mestiere, ci mancherebbe, anzi lo saluto, ciao Leonardo di Mille un'avventura, è sempre un piacere seguire i tuoi video, i tuoi argomenti, continua così. E ti ringrazio per aver portato i miei video sul tuo canale. A questo punto io mi fermo, c'è il comando quit per uscire, ma in realtà potete premere anche il run stop perché è un programma sprotetto, però noi facciamo pure un quit. Allora, come abbiamo detto, l'avventura è stata realizzata in Basic V2. Io mostro un pezzettino del sorgente, ma non vado oltre, lo blocco, infatti l'ho bloccato perché non voglio farvi vedere nulla. È un bel sorgentone, è lungo, e a questo punto devo dire che Marco Bergomi qui ha fatto un lavoro davvero enorme. Che ti devo dire, Marco? L'avventura è bella, cioè promette bene. Tu l'hai definita una ciofeca, per me invece è fatta bene, è una bella storia, ha una bella interfaccia di comandi, cioè sembra rispondere bene nonostante sia stata scritta comunque in Basic V2. Devo ammettere che scrivere con questo linguaggio è uno sforzo enorme, per questo io l'ho abbandonato, perché io non voglio utilizzare istruzioni che per me sono odiose, che non si utilizzano più nel mondo della programmazione, tra cui l'odiatissima GoTo. Però l'interfaccia è bella, è fatta bene, l'avventura testuale promette bene, continuala perché merita, se poi riesci anche a proteggere il sorgente in qualche modo, meglio ancora, perché almeno così eviti di dare la soluzione a tutti, magari dai il sorgente in un secondo momento, non lo so, però a me sta piacendo. Io non sono in grado di scrivere avventure testuali, io ne ho scritte un paio, la prima fa schifo, la seconda forse è un pochino più articolata, e come potete vedere io quando ho scritto le avventure testuali per poterle realizzare mi sono dovuto fare praticamente delle mappe sulla carta in cui cercavo di capire cosa stavo facendo, perché altrimenti non riuscivo praticamente a gestirla, e queste le conservo perché sono praticamente la documentazione, tutta la documentazione delle avventure testuali che ho realizzato, delle due avventure testuali che ho realizzato e che sono anche nel repository Git. Bene, questo video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, ringrazio Marco Bergomi, mio contatto su YouTube, mi sembra di averlo anche su Facebook, ringrazio per avermi mandato questa avventura testuale che secondo me
è fatta bene, merita, probabilmente è ancora da finire, così mi ha detto. Mi auguro che la finisca e che trovi degli spunti per andare avanti con la storia, perché comunque è fatta bene, forse un po' déjà vu per quello che riguarda un po' il discorso della stazione abbandonata, in cui è successo che la stazione cada a pezzi, perché che abbiamo visto un po' questa scena un po' in Alien Isolation, ma sostanzialmente comunque ciò non significa che questa avventura non sia una cosa originale. È un horror, da quello che si è visto, quindi io, per me è un giudizio molto positivo. Bene. Io vi saluto e non fate boiate. Ciao a tutti.